Allora, il nostro Carlo Virgilio parte dal bancone del locale New, dove ci sono appunto le collaboratrici appunto della famiglia Giorgesi, che ringrazio. Oggi parliamo di calcio, ma parliamo soprattutto di arbitri. Siamo con il presidente, e non voglio sbagliare il cognome, Piva. Ecco, è il nome suo. Enzo. Enzo Piva, che dalla scorsa primavera è numero uno dell'AIA per la provincia di Udine. Grazie per aver accolto il nostro invito, un saluto anche a Mulinaris, con il quale mi sono incontrato. Caro vecchio amico. E parliamo spesso di calcio e di arbitri. Intanto, qual è lo stato di salute della vostra realtà? Ma la nostra realtà, per quanto riguarda Udine, è uno stato direi buono, perché abbiamo ultimamente reclutato diversi giovani, un po' in leggera controtendenza rispetto alla situazione del nord Italia. Perché ultimamente diciamo le regioni meridionali riuscivano ad effettuare un reclutamento migliore, ma qua a Udine negli ultimi anni abbiamo lavorato sulle scuole, abbiamo cercato un po' di approfondire il rapporto appunto con l'ambiente scolastico e abbiamo avuto risultati soddisfacenti, diversi ragazzi e anche ragazze. Ecco Presidente, però è un giovane che sceglie di scendere in campo, e non parliamo della politica, sceglie anche di beccarsi qualche bel insulto, quindi psicologicamente uno deve essere già pronto, no? Psicologicamente è chiaro, anche perché se uno desidera avere applausi forse è tra virgolette l'hobby sbagliato, ecco. Però diciamo che per un ragazzo è un'opportunità importante per confrontarsi con una realtà difficile come quella del calcio e per imparare ad assumersi responsabilità e, diciamo, ad acquisire anche sicurezza, ad rafforzare la propria personalità. Ecco, senta, ma è migliorata la qualità degli arbitri? Parliamo degli arbitri della vostra sezione. Beh, sicuramente sì, io vedo un costante miglioramento tra i giovani, ecco, ultimamente. Dopo è chiaro che parliamo sempre di ragazzi che iniziano, alcuni di loro si approcciano al mondo dello sport, al calcio attraverso la nostra attività, quindi ci vuole un certo periodo. Però diciamo a livello sia tecnico che anche atletico e comportamentale, direi che siamo sicuramente in fase di miglioramento. Senta, l'arbitro deve essere sicuramente intelligente, preparato e anche preparato fisicamente, perché vediamo in campo delle persone veramente per bene dal suo punto di vista. Certamente, è uno sport, è a tutti gli effetti uno sport fare l'arbitro, quindi noi abbiamo dei test atletici che devono superare all'inizio della stagione e anche a metà tra il girone d'andata e il girone di ritorno per poter arbitrare, e poi quando domenicalmente vengono visionati dagli osservatori, una voce del giudizio appunto che viene dato all'arbitro è appunto anche quella sullo stato atletico, ecco. È a tutti gli effetti un atleta. Aspetta, un arbitro al quale lei si ispira sempre, che per lei è una bussola? Ma io ho avuto il modo nella mia attività di conoscere molti arbitri, e diciamo che qua nell'ambiente italiano, nella Federazione Italiana Gioco Calcio, Associazione Italiana Arbitri, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Diciamo che però Collina è stato un po' il punto di riferimento per tutti, ha rappresentato un po' una svolta nel modo, ecco, di intendere l'arbitraggio. Senta, lei opera in una terra dove c'è un certo Giampaolo Pozzo che più volte ha puntato il dito contro la vostra categoria, invocando l'elettronica, il supporto appunto tecnologico alla vostra categoria. Lei cosa dice? Sicuramente lei non prende le distanze, deve stare al di sopra delle parti. Ma guardi, da un paio di stagioni è stato inserito appunto l'occhio elettronico che vede naturalmente per il campionato di Serie A, non ovviamente per quelli delle serie inferiori, che giudica, aiuta l'arbitro a giudicare se il pallone è dentro o fuori in caso di rete. Quello sicuramente è un ottimo aiuto, perché l'occhio umano certe volte è impossibilitato a vedere. E dagli scorsi giorni, sono un paio di giornate di campionato, che è entrato questo sistema che non è una vera e propria moviola, si chiama VAR, è un ausilio che potrebbe aiutare l'arbitro in certe circostanze, e per ora è attuato solo in fase sperimentale online per alcune partite. Ecco, io la provoco, ma sarebbe carino anche fare una sperimentazione anche nel campo dilettanti, sarebbe... È attuabile? Non è attuabile sicuramente per una questione di costi, perché le partite sono effettivamente troppe
e questa tecnologia, tra l'altro, che non conosco direttamente, ma per quello che ho letto, necessita anche di un periodo di sperimentazione, che penso. Ecco, senta, come sta? Ecco, lei parlava prima di questioni economiche. Fare l'arbitro conviene anche economicamente? Ma i ragazzi, diciamo, prendono, lasciamo perdere, diciamo, quelli che lo operano in maniera professionistica in Serie A e B, che sono dei professionisti a tutti gli effetti, ma diciamo, nelle categorie dilettanti del settore giovanile, gli arbitri non vengono pagati, ma diciamo hanno un rimborso spese per le gare che vanno a dirigere. Insomma, ho capito. Che copre la spesa. Ecco, i numeri cosa dicono? Quanti sono gli arbitri che fanno parte del vostro mondo? Allora, a Udine sono 200, rappresentano, diciamo, del resto la percentuale maggiore degli arbitri del Friuli Venezia Giulia, che sono poco più di 800, in un'attività che si articola in 9 sezioni sul territorio regionale, ma Udine, diciamo, a livello numerico rappresenta un po' la guida. Ecco, Piva, la gavetta la fanno gli arbitri? La gavetta devono farla assolutamente, perché tutti gli arbitri che voi anche vedete in televisione dirigere le partite di Serie A sono partiti dal settore giovanile, quindi hanno arbitrato i giovanissimi, gli allievi, e devono percorrere tutte le categorie per poter arrivare in Serie A, cioè non si parte direttamente da un livello superiore, si deve fare tutta la carriera, quindi un arbitro che voi vedete la domenica arbitrare l'Udinese o la Juve ha percorso tutti i campionati dell'ambito del Federcalcio. Si dice che l'arbitro, non lo so se sbaglio, deve essere anche flessibile, ma una cosa, le indicazioni che voi date su questo non transigere, una cosa che dà particolarmente fastidio? Beh, allora, innanzitutto, soprattutto il gioco violento, perché ovviamente è nostro desiderio, ma anche sono le indicazioni della federazione, non desideriamo che i violenti restino sui terreni di gioco. Diciamo, il desiderio è quello che, appunto, chi si approccia come calciatore al gioco del calcio lo faccia in maniera corretta e non metta a repentaglio la salute fisica degli avversari. Ho capito. Ecco, questa è la parte repressiva, ma c'è... Lei sicuramente non dirà, ma un aneddoto magari legato a una partita che vi ha fatto particolarmente piacere? Ma guardi, io ho visto poche settimane or sono, c'è stato un episodio di fair play in una gara di settore giovanile, nonostante l'arbitro non si fosse accorto di un infortunio, e i ragazzi... Scusi, salutiamo la Jenny che non fa l'arbitro ma lavora qui al NIU. Comunque, approfitto anche per dire che il mondo arbitrale è aperto anche alle donne. Anche alle donne. Bravo, che ci sono, e ne abbiamo alcune anche abbastanza agguerrite, ecco, tra virgolette. Anche non so se la Jenny, non so se è disponibile fare l'arbitro. Sì, Madonna. Le nostre porte sono aperte. Ecco, se vuoi si può, le selezioni sono aperte. Battista. Anzi, approfitto di dire che nei prossimi giorni, verso l'ultima settimana di ottobre, inizierà il corso per arbitri che è aperto per i ragazzi che abbiano compiuto almeno, ragazzi e ragazze che abbiano compiuto almeno 15 anni. All'aneddoto. All'aneddoto di un episodio di fair play, appunto, di una squadra, appunto, che stava per segnare una rete, si sono accorti che un calciatore era a terra, hanno buttato il pallone fuori. In quella circostanza ho anche incontrato un genitore dell'arbitro, il quale mi diceva, appunto, che era molto contento che suo figlio avesse iniziato questa attività, appunto perché riteneva che noi, oltre ai valori sportivi, siamo in grado di trasmettere anche valori di tipo comportamentale, di responsabilità, e dice: trovavo mio figlio migliorato anche addirittura a scuola, ecco, dopo che era venuto, è entrato a far parte della nostra associazione. Ecco, quindi cosa è successo? Il gol non era di fatto, veniva realizzato, ma c'era un giocatore, i calciatori stavano avanzando verso la porta con un'occasione da rete, e appunto il capitano della squadra ha invitato a buttare il pallone fuori. Sono cose che fanno piacere. No? Sono cose che fanno piacere, che comunque fanno capire che comunque il tessuto sociale entro il quale operiamo qua nel Friuli Venezia Giulia comunque è sicuramente molto favorevole alla nostra attività, più sicuramente più che in altre regioni.
d'Italia. Ecco, Piva, magari avete qualche iniziativa che volete spingere? Lei ha detto prima che inizieranno proprio i corsi, no? Iniziamo i corsi arbitri a fine ottobre, fra un po', ecco, sul nostro sito www.aiaudine.it verrà appunto pubblicizzato. Inizieremo anche il giro per le scuole e invitiamo appunto ragazzi e ragazze che hanno voglia appunto di approcciarsi col nostro tipo di attività, con questo modo un po' diverso, ecco, di fare sport, appunto a contattarci, e noi saremo ben lieti. Il corso durerà circa un mese e mezzo ed è, appunto, consta di una quindicina di lezioni, ovviamente con tema regolamento del gioco del calcio. Allora, io ringrazio il presidente dell'AIA provinciale, per la provincia di Udine, Piva, cin cin con l'acqua. Cin cin e buon calcio, presidente. Grazie, e grazie dell'invito. E grazie a Giancarlo Virgilio, linea al telegiornale.